Tutte le storie hanno una verità nascosta. Ci siamo? Basta solo saperla cercare. Quella chiave, non lo so mai, qui tengo un deposito. Anche quella che vi racconterò oggi ne ha una. Sembrava compatibile con il target. Per questo seguirò degli investigatori privati per trovare la verità in fondo alla nostra storia. Ma partiamo dall'inizio. Partiamo da Milano. Faccio l'investigatore privato da oltre 30 anni e attualmente collaboro con l'agenzia investigativa Inside. Dove ho incontrato per la prima volta l'investigatore privato. Sembrerà una banalità, ma per quale motivo ci hai chiesto di oscurare il tuo volto, tutta la nostra storia? E se riusciamo a tutelare il viso dell'investigatore, ha più possibilità di addentrarsi nei vari settori e ambienti dove si trova a lavorare senza essere riconosciuto. Chiarito il perché non lo vedrete mai in faccia, qual è l'obiettivo dell'investigatore privato? I giorni insieme a lui potevano cominciare. E l'obiettivo comunque è soddisfare la richiesta del mandante sull'incarico, che va analizzato. Viene fatta tutta un'attività da parte dell'agenzia, che ha una divisione di analisi, raccoglie ogni elemento sul soggetto definito target da investigare. Quando abbiamo un dossier che lo riguarda, ci attiviamo sul campo con le forze necessarie. Ma nonostante io non sia un grande sportivo, anche se non si direbbe, lo so, una questione di prospettiva, potrei fare questo lavoro? Non è un lavoro da Rambo, perché è definito infatti intelligence proprio perché serve proprio un ragionamento. A volte ci sono pochi secondi per decidere cosa fare. Insomma, se non bisogna essere atletici, io ipoteticamente potrei farlo, cioè. Sicuramente. Abbiamo la conferma. Chi si può rivolgere a un investigatore privato? Può essere contattato da chiunque, le aziende, gli uffici legali, lo stesso privato. Anche il mio grande coraggio. È un lavoro pericoloso fare l'investigatore privato. Aveva bisogno di conferme. Ma non più di altri. Se vogliamo parlare di pericolo, trovare qualcuno che ti affronta perché è infastidito dalla tua presenza. Non parlerei di pericolo, ma eventuali incidenti di percorso. E per evitare incidenti di percorso sul campo, avevo bisogno di una piccola formazione. Mediamente una singola indagine dura dai 5 ai 10 giorni. Avevo bisogno di informazioni. Ti è mai capitato di seguire un VIP? Sì. Basta. È capitato. Ok. Informazioni necessarie a non fare i tanti errori che di solito faccio. La persona più difficile sulla quale raccogliere informazioni chi è? E chi comunque usufruisce di una scorta, di una tutela, di un qualcosa che ti crea già una sua controsorveglianza. Insomma, avevo bisogno di immergermi al 100% in questo lavoro. Lavoro molto più difficile degli altri. Usufruite di una strumentazione oppure no? Sicuramente usufruiamo una strumentazione. Nello specifico più legata all'aspetto di modifiche. Si può vedere la strumentazione? In parte sì. Iniziando proprio dall'attrezzatura che potremmo utilizzare. Ogni volta non è che vi portate tutto. Sì, obbligato. Questa che cos'è? Questa è una telecamera termica. Non fa altro che individuare ogni fonte di calore che potenzialmente segnala qualche cosa di attivo legato all'alimentazione. Ok. Tutta strumentazione necessaria. È un rilevatore di segnali Bluetooth. A capire se nell'ambiente che si va ad analizzare sono presenti cimici, microspie. Anche apparati che possono essere legati a un computer o un tablet o qualcosa. Se manda dati lo becca. Adatte per capire se in quel momento si è spiati da qualcuno. Questo qui invece che questo cos'è? È un endoscopio che va collegato ad un telefono cellulare. Questo lo utilizziamo perché c'è una microcamera che va a scandagliare nei punti dove non arriviamo. No, e se tutto ciò può sembrarvi parte di un film, qual è il posto nel quale si nasconde una cimice, una microcamera? Le plafoniere sotto tua vettura piuttosto che sotto il quadro comando. Questo è fantastico quando vuoi tenere prese, lo mandi su nelle tubature. Una cosa lontana dalla vita di ogni giorno. Questo cos'è? Un metal detector? No, non è proprio un metal detector. Beh, vi sorprenderà sapere che ogni giorno investigatori come lui operano in Italia in modo invisibile ai nostri occhi. Va ad individuare praticamente tutto ciò che è silicio e rame. Alla fine di questa nostra prima giornata insieme mi mostra anche L'M2 Finder. Un apparecchio molto particolare che individua eventuali presenze di Trojan o spy o comunque virus in genere su qualsiasi apparecchio, anche sul mio telefono. L'obiettivo è capire se hai il telefono tra virgolette sotto controllo, sotto contaminato, diciamo. Contaminato. E così, dopo aver eseguito questo rapido test, è partito. È una cosa ansiosa un po'.
No, nel senso che ecco, qui in questo caso è arancione, giallo, ti avverte, ti dice che quel sito che abbiamo utilizzato poco fa crea una certa vulnerabilità. Scopro che il mio telefono non è abbastanza protetto, ma... Il telefono è pulito in questo momento. Per ora. Insomma, dopo una giornata insieme a lui, avevo chiaro il lavoro dell'investigatore privato: raccogliere informazioni e prove per i loro clienti. Potevamo iniziare a lavorare insieme su un vero caso. Ma quale? Beh, così su due piedi, dopo tutti i commenti che avete lasciato sotto l'ultimo video, io un'idea ce l'avrei. Io avrei questo caso, che è il caso di una bicicletta rubata. Avevamo bisogno di un punto di partenza. Nello specifico che tipo di bicicletta era, dove e quando è stata rubata, se ci sono sospetti su alcune, e da lì si fa un po' una valutazione per risalire al rintraccio di questa bicicletta e dell'autore del furto. Quindi ci possiamo provare. Predisponiamo un'analisi del caso e da lì si procede poi, una volta avuto il mandato, all'attività vera e propria. Così, appena uscito dal loro ufficio, ho mandato tutto quello che avevo raccolto all'investigatore. Piccolo riassunto per farvi ricordare tutto. Un ladro ha rubato la mia bici, bici sulla quale c'erano piazzati due GPS. Un GPS, quello in tempo reale, ha smesso di funzionare dopo un'ora, mentre l'altro ci aveva portati dritti a casa del ladro. Il giorno seguente al furto, il ladro ha usato la bici per andare in quello che forse era il suo posto di lavoro. Da quel giorno il GPS è stato fermo per circa una settimana a casa sua. Dopodiché si è spento e, non avendo un'immagine chiara del volto del ladro, non sapevamo come ritrovarlo. Era come cercare un ago in un pagliaio, ma dovevamo provarci. Ci siamo, stiamo andando all'appuntamento con le squadre di investigatori privati per fare questi sopralluoghi. Ciao. La squadra è composta da tre investigatori più uno un po' particolare, io. La bici, l'AirTag, si agganciava qui, quindi probabilmente dentro questo cancello. Sì. Fate un giro lì, noi ci sistemiamo qua. Così l'investigatore che chiameremo uno, cioè quello che mi aveva spiegato bene nei giorni prima questo lavoro, organizza la squadra. Vuoi venire davanti tu? Sì. Mentre gli altri due scendono a capire un po' la situazione. Cosa sono andati a fare? Allora sì, in questo momento si fa il sopralluogo per agevolare l'attività vera e propria che partirà domani mattina. Così sì, si viene già una conoscenza sia del territorio che della situazione che c'è intorno. Così, dopo un primo giro, investigatore 2 e 3 tornano con delle informazioni. Se fa la chiave, però semmai qui hanno un deposito. Hanno trovato un deposito dove potrebbe essere la bici. Non è complicato, il discorso è tutto chiuso e ci sono quattro aree adibite a deposito bicicletta utile, ma sono chiuse a chiave. O meglio, quattro depositi bici, insomma. Ho preso i nomi di tutti là, giusto per verificare adesso se possiamo risalire almeno a lui. Ma proprio mentre stavamo andando via, un uomo con le stesse caratteristiche del ladro arriva a bordo di una macchina. Ti riesci a risalire dalla targa? Che è? Sì, sì. Di Palermo. Niente, adesso aspettiamo la targa e ci togliamo di qua. Cosa abbiamo fatto? Quindi tu puoi risalire da una targa al proprietario. Sì, esatto. Adesso te la mando. Ecco. Abbiamo un nome. Del 65. Quindi il proprietario di questa macchina qua corrisponde con l'età più o meno. E l'età è quella. Ma quando investigatore 1 confronta le due foto, sì, guarda l'attaccatura dell'orecchia, guarda come una è chiusa, una è aperta. Capiamo che è un falso allarme, insomma. Poi mi togli la roba, ok? L'importante era avere tutte le idee chiare per il giorno dopo. Facciamo un piccolo riassunto di tutti gli indizi che abbiamo. Abbiamo una persona di spalle che abbiamo visto essere calvo. In conseguenza riusciamo a definirne corporatura, altezza e sesso, che è maschio. Abbiamo un'area presunta dove può abitare il soggetto e altrettanto presunta la zona dove può essere stato celato l'area furtiva posta in quell'area. Sicuramente anche le tempistiche non giocano a nostro favore, perché stiamo parlando comunque di almeno 3 settimane fa. Certo. Ore 5:49, ci siamo. Così, già di primissima mattina, eravamo pronti per indagare sul nostro ladro. Entriamo. Dovrebbe uscire da qua.
Sono da poco le 6 e l'investigatore 1 organizza la squadra. Visto che sul lato c'è l'uscita principale, c'è la fermata dell'auto, più o meno di fronte potete trovare una collocazione. Il sopralluogo di ieri gli aveva fatto capire che il palazzo del ladro ha più entrate. Così ci dividiamo per non lasciarne nessuna scoperta. Ci giochiamo un po' tutto nell'orario di chi va a lavorare, perché dopo le 8 la vedo grigia la tracciarlo. Sono circa le 6:20 e la gente comincia ad uscire. Dai finestrini neri non mi vede, giusto? No, no, ti vedo, ti fa quello che vuoi. Ti faccio una vernacchia. Qualsiasi cosa. E adesso che si fa di solito? Si cerca di coprire quella strada obbligata. Cosa vuol dire strada obbligata? Strada obbligata vuol dire che è strada che è costretto a percorrere per andare, in questo caso. Mentre aspettiamo, mi dà un consiglio molto importante. Comunque, anche in macchina, sì, nella penombra o comunque anche di giorno, se tu stai fermo con la testa appoggiata al mobile, chi passa non ti nota. Se fai qualsiasi movimento invece ti vede... Vede l'ombra. No, l'occhio viene attirato da un movimento che è innaturale. Ma la cosa incredibile è che mentre spiega non gli scappa nessuno. Occhio che arriva uno, vai. Anche persone a molti metri di distanza, che io con la mia super vista non avrei assolutamente notato. Andando verso sinistra è passato un po' tarchiato con lo zainetto e sembrava compatibile con il target. Quello zainetto che gli abbiamo segnalato noi. E finché non ha la certezza che non sia lui il target... Sì, che scarpe ha? Ne osserva tutti i particolari. Scarpe grigie? No, no, non è lui. Falso allarme. Continuiamo ad aspettare. Che è un lavoro di attesa, quello sicuramente. Qual è la volta in cui hai atteso di più? Può capitare che passi anche delle giornate intere. Lavoriamo al mattino presto, come stamattina. Posso stare qui fino a stasera. E quando passa qualcuno, uso la tecnica appena imparata. È passato, non c'è nemmeno guardato. Comunque, diciamo che la regola principale di questo lavoro è quella di essere più naturali e normali possibile. Perché a volte sono le persone normali, come lui, ad essere invisibili. Non è compatibile col target. Così, dopo altri falsi allarmi. Non dare mai niente per scontato, perché c'è sempre l'imprevisto, la variante. Mi è scappato il cane. Sono quasi le 8 e l'orario utile per l'uscita dalla presunta casa del ladro sembra terminato. Voi cosa fareste adesso? Adesso cosa facciamo allora? Una macchina rimane qua e una andiamo. Così lo comunica all'altra squadra. Allora, qui non si è mosso più nulla. Noi andiamo sul posto di lavoro. E partiamo per cercare di anticipare le mosse del ladro. Tutto il giorno lui la bici l'ha lasciata lì. Così, dopo avergli segnalato il posto esatto dove il GPS ci segnalava la bici sul posto di lavoro, dobbiamo andare a parlare con il pinguino là. L'investigatore individua l'entrata di un cantiere sorvegliato. Andiamo magari solo in due, così non andiamo troppo. Sì, andiamo. Sì. Dove potrebbe lavorare il nostro ladro. Devi cercare di non dargli elementi che possano fargli capire qual è il tuo fine. Infatti adesso ci dobbiamo inventare perché cerchiamo questo tizio. Ma perché lo cerchiamo? Questo signore con la macchina, hanno visto che ha toccato la mia macchina. E capita spesso che si riescono ad avere delle informazioni utili. Perché sono genuine, capisci? Uno gli dice le cose in maniera più naturale possibile. E decide così di chiedere qualche informazione in un modo molto particolare. Buongiorno mister, ascolta un po', mi sai dire se conosci questa persona? Così ci avviciniamo e lui inizia quella che chiama un'intervista investigativa. No, dovrebbe lavorare qui, ha toccato con la macchina, ha fatto tutta una fiancata e dobbiamo solo dirgli che l'assicurazione non succede nulla. Gli mostra la foto del ladro. Lui? Sì. Ha preso la macchina, ha fatto tutta la fiancata. Sì. Magari lavora qua all'ospedale, non al cantiere. Sembrerebbe che lavora al cantiere, ha detto che dovrebbe essere un operaio. Non cantiere questo. Non lavora in questo cantiere. Il ragazzo ci indica un'altra persona a cui chiedere. Chiedo al ragazzo dietro, ma c'è compiuto tutta la foto dentro. Va bene, grazie. E dopo il suo classico saluto. Buongiorno mister, un signore ha fatto la fiancata dove la macchina. Vogliamo vedere se riusciamo a parlargli e dirgli se dà assicurazione che la cosa si risolve. Può essere uno che lavora qua. E questa persona? Sì. Io sono secondo giorno di lavoro. Sì, però... No, non c'è problema, grazie mille. Ma niente da fare anche con lui. Tu più sei naturale, più passi inosservato. Ma devi avere anche pronta una versione da sostenere, capito? Così, dopo un'altra ora di perlustrazione. Me la sto facendo addosso. E dopo qualche mia esigenza fisica, potrebbe il nostro personaggio avere qualcuno ricoverato qui e venire a fare assistenza. Perché anche non era vestito da operaio, se vogliamo essere proprio obiettivi, No, la sera no. Decidiamo che non ha senso rimanere lì. E ritorniamo proprio alla presunta abitazione del ladro. Come faccio io ad accorgermi se qualcuno mi sta seguendo? Ti va contro pedinamento, contro sorveglianza. Cosa fai? Praticamente sei un sospetto che qualcuno ti stia seguendo, lo porti le strade obbligate, magari anche dove ci sono delle rotonde, tu fai il piano piano. Più piano vai, più è difficile per chi ti segue non esporsi. E a te è mai capitato invece di essere seguito da qualcuno?
balcone. Una volta lì, iniziamo quello che si chiama appostamento statico. L'osservazione statica è praticamente volgarmente definito appiattamento, dove ci si mette in una posizione comoda per poter avere un'ottica più ampia possibile di un determinato punto di interesse. Insomma, dobbiamo metterci lì e aspettare. Una vita dedicata al lavoro. Parliamo un po'. No, dice, scegli di fare questo lavoro, sai che quando stai lavorando... Ecco, giustamente. E scopro anche che succedono cose davvero strane quando la gente non sa di essere osservata. Maschile di Troia, è troio, l'abbiamo scoperto. Continua a dire parolacce. Vabbè, a parte il troio... Anche quando si lavora purtroppo non ci sono termini o limiti, bisogna solo raggiungere l'obiettivo. E se dovessi contarli quanti casi hai fatto più o meno? Diciamo che mediamente fai una... quarantina all'anno, grosso modo. Sono le 13. Panini? Stavolta non kebab. Esatto. Non kebab. E mangiamo. Altro che kebabaro. 14:41, aspettiamo. Aspettiamo. 15:50. E aspettiamo ancora. 16:36. È un lavoro di attesa, certo, ma ad un certo punto decidiamo di agire. Ci eravamo posti come punto finale le 18:30, perché l'orario che si aveva in precedenza era quello. Solo allora ci siamo esposti un po' di più, avvicinando la famiglia che aveva corrispondenza col punto indicato dal segnalatore. Ovvero decidiamo di usare l'ultimo indizio che abbiamo a nostra disposizione, il punto esatto dove era conservata la bici. La bici era stata lì per circa una settimana, poi il localizzatore era morto. Chiedere alla signora se per caso nel suo cortiletto ha trovato questo aggeggio che corrisponde. Mai disperare. Così tentiamo il tutto per tutto. Salve. Avete trovato un affare come questo? No, niente. Le risposte delle intervistate sono molto sbrigative e vaghe, giustamente anche perché siamo due sconosciuti. Posso controllare? Ma dare un'occhiata, per favore. Certo. No, prendiamo la giornata, proprio niente. Un po' sospettosa questa cosa, no? O loro sospettano di noi. Ma i proprietari di quel giardino, dove risultava l'ultima posizione della bici, sembrava non volessero proprio collaborare. L'ultima posizione me la do. L'ultima posizione qua dentro da voi. Ma può essere che è sotto. Aveva corrispondenza con il punto, ma non sapevamo il livello, perché certo, lì poteva essere al piano superiore, al piano terra o al piano interrato. C'era soltanto un modo per scoprirlo. Si può andare a vedere sta cantina un attimo? Perché ora non riesco, perché ho un impegno, però posso dargli un'occhiata io dopo. Perché farlo dopo e non farlo subito? Perché qua sotto c'è tutta una cantina, ma non è nemmeno mia. Io ora non riesco. Perché da oggi che siamo dietro sta fuori. Sto uscendo con te. Perché tutte queste scuse? Ci voleva qualche secondo per andare a controllare. Perché io sono tornato oggi da una... Al lavoro. No, ma figurati. Così, dopo diversi minuti, il ragazzo si convince. Possiamo dare un'occhiata a noi? Cioè, se volete gli date un'occhiata per voi. E finalmente siamo nel posto dove probabilmente la bici è stata per diverso tempo. Ma ci sarà ancora? L'unica cosa è che sia dentro questa... Il punto esatto che il GPS segnalava non potevamo raggiungerlo perché la porta era chiusa. E loro non avevano le chiavi, oppure non volevano farci entrare. Insomma, dovevamo trovare un altro modo. Qua dentro c'è questa stanza che è chiusa, no? Sì, è quella che... È qua dentro sto punto. È qua dentro? L'hai percepito? Però che ci fosse quella stanza lì chiusa, strano. Sì, quantomeno da verificare. L'unica persona che poteva avere le chiavi era la portinaia, che era già andata via. Quindi non ci rimaneva che andare lì la mattina seguente per la resa dei conti finale. Ok, ci siamo. Speriamo di trovarla. Ci siamo. Arrivati alla presunta abitazione del ladro, la portinaia ci apre subito. Signora, la portinaia? E dopo averle spiegato il tutto... Aspetta un attimo, chiamo mio marito così mi porta lì. Perfetto, bravo, grazie bravo. Mille. Venga. Grazie. Andate di là che c'è c***o mio marito. Grazie mille. Messo, buongiorno, salve. La porta della stanza chiusa il giorno prima è aperta. Possiamo dare un'occhiata là dentro? Dov'è che... Qua lo dà. E l'investigatore non perde tempo. Posso guardare? C'è la retina piccola. No, vabbè, ma tanto è... Ma niente, nessuna traccia della bici o del GPS. Chi ha le chiavi di questo posto? Io. E basta. Arriviamo dunque in maniera esplicita, così ci togliamo il pensiero. Veramente, una bicicletta rubata è stata...
stata qua dentro. Faccio vedere la persona, magari la riconosce, essendo che sta testa. No, questa non è da noi proprio. Non ci abbiamo. Non c'è nessuno di calvo qua. Abbiamo visto una ventina, quindi cioè non è che. Ma poi qua sono 230 appartamenti. Sarà in una cantina. Privata, eh? Certo. Se sarà. La bici è stata qui, il tempo però trascorso è tanto. La bici poteva essere lì il giorno prima, oppure il ladro poteva averla già venduta o regalata, o buttata per strada. Questo purtroppo ha messo un po' il punto fine alle nostre ricerche. Dovevo fare questo tentativo. Ci abbiamo provato con gli elementi. Ci voleva anche una buona dose di fortuna in questo caso. Che non abbiamo avuto. Non è arrivata. Però. Come sempre nella mia vita possiamo. Secondo te ormai questo caso è da archiviare, da chiudere qui? Ma diciamo che dispiace non aver raggiunto un obiettivo. Facciamo così, mi rubo questa promessa. Se dovesse capitarmi una situazione dove ho degli elementi, dove sono certo che mi serve il vostro aiuto, rifacciamo queste indagini, però con i tempi, con gli elementi. Sì, ci saranno un'occasione, eh? Magari ci sentiamo prima per una modalità di raccolta degli elementi. Anziché farmi vedere la nuca, mi fa vedere un viso, quindi so già chi cercare, questo è già un elemento. Va bene, grazie mille, sei stato gentilissimo. Grazie davvero. Insomma, questa è la fine della nostra storia. Una storia un po' sofferta. Era troppo giovane. Ma reale. Non se lo meritava. Era giovanissima. Finale di tutto. Sì. Io di solito chiedo un voto spontaneo, non ti sentire obbligato a darmi la sufficienza. Per quanto riguarda la nostra esperienza, devo almeno dare una sufficienza abbondante. Ah. Quindi facciamo un 6,5. 6,5? Sì, perché devo comunque voglio premiare la grande volontà che ci metti nel fare il tuo lavoro.